partire dalla domanda, perché non abbiamo tutta questa battaglia sugli OGM, perché non li vogliamo? Cioè, perché a che cosa ci potrebbero servire, o al contrario, perché non li vogliamo? Non li vogliamo, questa era un po' la domanda di partenza. Allora, gli OGM servono a continuare a fare questa roba qui. Questa roba qui che è la monocoltura di mais, che noi veniamo in giro per buona parte del Friuli, fra un po' cominceremo a vedere spuntare le piantine, poi velocissimamente a crescere e a coprire la skyline di alcuni paesaggi regionali. Comunque il punto che volevo comunicare è questo, che non è che gli OGM sono una roba radicalmente diversa da quello che l'agricoltura intensiva sta facendo. Oh, non è per lasciare, non vuoi, guarda. No, c'è il rumore delle macchine. Non è una cosa radicalmente diversa da quello che si fa in agricoltura intensiva da 35 anni a questa parte. È un passetto più avanti, però l'idea per gli OGM sono proposti qui dall'amico suo Fidenato. Ciao Sergio. Ciao Sergio. Ecco, sono proposti in chiave di continuare a tenere la monocoltura di mais, perché quello che l'unica varietà, l'unica coltura attualmente permessa per la coltivazione in Europa oggi è il mais, ed è un tipo solo di mais, che è il mais 8-10, scusate, che è un mais che in qualche modo si difende dalla piralide, in qualche modo, non è assolutamente completamente resistente. Però perché gli amici di Vivaro insistono per volerlo utilizzare? Perché quella roba lì, quel panorama lì, la monocoltura di mais, attualmente ha grossi problemi a difendersi dalla piralide, a stare in piedi economicamente, ad avere abbastanza acqua per crescere, ma soprattutto a stare in piedi economicamente. Quindi l'idea è, io introduco questa cosa qui, un'altra meraviglia tecnologica, perché c'è ancora l'idea del proiettile d'argento, no? Si usava nel film western, cioè il proiettile d'argento risolve i problemi, forse così magari, ma non è esattamente così, e quindi si vuole provare anche questa cosa qui, tecnologia, una soluzione tecnologica per perpetrare ancora per un po' questa cosa qui. Questa cosa qui che però vuol dire consumare un sacco di acqua, consumare un sacco di superficie agricola a pochissimi posti di lavoro, perché il mais consuma un sacco di ettari ma dà un reddito molto basso, il che significa che dà lavoro a pochissime persone. Una famiglia agricola con 50 ettari di mais non vive, quindi non è dare un futuro. Il mais a sua volta, quello che abbiamo visto lì, serve a tenere in piedi queste cose qui, cioè gli allevamenti intensivi, perché il mais, quello appunto vediamo in giro, ha un'esiguissima percentuale a polenta o a alimentazione umana, ma il 99,9% va all'alimentazione di animali, che poi noi consumiamo in diverse forme evidentemente, ma non quelli che stanno al pascolo, perché se no hanno al pascolo, è una piccola integrazione di mais ce l'hanno, però quelli che mangiano la maggior parte del mais sono gli animali che stanno più in stalla, e quindi hanno un'alimentazione basata sui concentrati e non su quello per cui per esempio i poligastrici sono stati in qualche maniera costruiti, ovvero per mangiare erba, fieno, quello che noi non siamo in grado di digerire, visto che loro hanno tre stomaci e noi no, e non solo. Che a sua volta porta a questo, da un lato alla malnutrizione per eccesso, dall'altro alla denutrizione per mancanza. Quindi insistere con usare gli OGM per perpetrare la monocoltura di mais significa alla fine sostenere questo modello alimentare, culturale e tutto quello che ci volete lì. Questi non è che sono tutti americani, cioè anche in Europa, anche in Italia, anche in Friuli, così non è che sono tutti. Quindi, come dicevo prima, l'OGM non è che sia una roba diversa, ma è semplicemente un altro pezzettino di rivoluzione verde. Dopo i pesticidi, dopo gli ibridi, le sementi ibride, i concimi di sintesi, l'uso dell'acqua massiccia in agricoltura, io vi faccio solo un flash. Se voi ci pensate, la vite da noi non ha mai avuto l'irrigazione. Voi fate un giro in tutti gli impianti di vite che ci sono messi giù negli ultimi 10 anni, sono tutti irrigati. Lì c'è un altro problema, non è quello degli OGM, il problema è che per standardizzare, facilitare e entrare in produzione subito, si è deciso di emanciparsi anche lì dalle condizioni climatiche. Quindi la vite è una cultura mediterranea per definizione come l'olivo, non ha mai avuto bisogno di irrigazione, in realtà starebbe anche in piedi, si arrangerebbe a stare in piedi, non avrebbe tutte queste pali, fili, eccetera. Ma trovando l'irrigazione è una cultura che dovrebbe crescere dove l'acqua ce n'è poca, appunto perché è un sistema radicale tale per cui va in profondità, dopo 2 anni è pronto, lì comincia a produrre e lei si arrangia. Attualmente si usa l'irrigazione anche sulla viticoltura perché la prato radicale delle viti è più o meno così. Poi parlatemi di terroir, la prato radicale così, il terroir,
bene, non arrivi neanche a parlare. Però l'idea è, tanto l'acqua c'è, quindi, solo che l'acqua c'è fino a un certo punto, c'è ma costa, c'è ma potremmo farne anche altre cose, quindi decidiamo se va l'agricoltura o meno. Stessa cosa per l'energia. Una coltura come quella del mais è assolutamente energia, non è tanto il trattore con cui vado lì a arare, a tirare via, a spandere il concime, eccetera, quanto il contenuto energetico dei concimi che vengono utilizzati nel mais, quanto il contenuto energetico dei diserbanti. Quindi c'è un costo energetico di acqua, di tutti gli input, che non viene imputato nel costo culturale, se no non avremo neanche questa discussione qui, non saremmo neanche a preoccuparci. Quindi, questa è l'idea degli OGM. Tanto per darvi un'idea di quanta acqua, per esempio, ci serve oggi per fare mezzo chilo di lattuga, ci vanno 32 litri di acqua. Lo stesso per le mele, sono 69 litri di acqua. Per la patata 34, tanto per avere qualche numero. Che non sono quelli dell'irrigazione e basta, sono quelli dell'irrigazione, più quelli che servono appunto a produrre i mezzi tecnici per coltivare questa roba qui e quelli che servono poi anche per portare il pomodoro, la lattuga, quel che è, fino alla nostra tavola. Quello che noi usiamo per lavarla è poca roba, continuate a lavarla, non è quello il problema. La prossima volta fai la slide, no con mezzo chilo, ma con un chilo. Perché mangi un chilo tu? Sì. No, vabbè. E tu mangi mezzo chilo? L'insalata sì, di pomodoro sì, patate, mezzo chilo di insalata, guarda che mangi, E mezzo chilo di maiale? Maiale non lo mangio, quindi non lo mangio proprio. Con un chilo ancora prendi peggio. Una come? Con un chilo prendi una fedele. Eh sì. No, ti fa più effetto se metti un chilo, perché ecco, bravo. Invece che 6.300 vengono per 12.600. Va bene, allora uno... 10 kg. Tutto lì. No? Vero. È quello. Qui andiamo a guardare la carne, va ancora peggio, perché questi qua sono i consumi di acqua, anche lì non è quello che beve il pollo, quello che beve la vacca, quello che beve il maiale, ma tutto quello che serve per produrre la roba che lo mangiano e tutto. E in alcuni casi è anche quello che serve per pulire le stalle, perché considerate con la gestione degli animali all'interno, come abbiamo visto prima, e quindi non all'esterno, nel passo, dove fanno loro bella cacca, pipì, dove diavolo vogliono, e diventa concime, ma facendolo nelle stalle, su grigliato, io ho bisogno di usare un sacco di acqua per lavare, tirar fuori le iniezioni da sotto il grigliato, portarlo fuori. Non ho più nemmeno un concime di alto valore agronomico, perché quello è liquame, e quindi è ammoniaca che perdo subito, anzi è un problema ammoniaca, e non ha sostanza organica, per cui non fa humus. Quindi ho il problema di puzze, di liquami, di nitrati, di fauda, e tutto quel che serve. E in compenso ho anche usato l'acqua, per cui quando mangiate mezzo chilo di manzo, mezzo chilo di maiale, mezzo chilo di pollo, serve, mangia di più, ma per quello che ci beviamo il vino vicino. Giusto, è così almeno ti senti meno in colpa. Esatto. E quindi, se andiamo a guardare l'efficienza, perché poi quello che ci dicono è bisogna fare un'agricoltura efficiente, che sta sul mercato, che fa tutte queste robe qua, no? Se andiamo a guardare l'efficienza di questi sistemi, io produco tutta sta roba per dare da mangiare agli umani, dargli calorie, ma anche qualità, rimaniamo sulle calorie. Con questo sistema qui, per produrre una caloria di soia, me ne servono due di combustibile fossile. È chiaro che non posso mangiare il petrolio, però evidentemente il sistema è inefficiente. Ancora peggio se vado con la carne. Per una caloria di carne di manzo me ne servono 78 di combustibile fossile. Quindi sto sprecando in maniera assolutamente inefficiente. Quell'agricoltura lì, quell'allevamento intensivo lì, non è per niente efficiente. Solo che non fa i conti con tutti gli elementi che dovrebbe, per cui sembra efficiente, ma non lo è. Quindi se invece facessimo i conti per davvero, io vi consiglio, se avete occasione di incontrare qualche conferenza o di leggere qualche libro di Mario Giampietro, che è un ricercatore italiano che però ormai vive negli Stati Uniti da tanti anni. Barcellona. Adesso è Barcellona, hai ragione. È andato con Pimentel per tantissimi anni. Sì. Pare che sia un personaggio molto divertente, quindi è molto piacevole, però invece da quando c'era la rivoluzione verde il flusso energetico dell'agricoltura è aumentato di 50 volte, quindi uso 50 volte più energia per produrre quella caloria di cibo che producevo inizialmente. Quindi dal punto di vista efficienza, io insisto su questo perché è l'argomento che usano di solito sempre gli amici suoi di Vivaro, disseminare notizie false. Quindi andiamo avanti. In tempi di semina. Torno dopo su questa roba qua.
Su cos'è un OGM la sapete già l'assalto, perché voi avete presente come è fatto, cioè una pianta transgenica è una pianta in cui nel suo DNA gli hanno sparato, ma non per senso metaforico, gli hanno sparato per davvero con delle particelline piccolissime, dei pezzetti di DNA di qualcun altro, che può essere una pianta, ma può essere un batterio, può essere un qualunque altro organismo. Nel caso del mais di Vivaro è un batterio, quello da cui hanno prelevato il pezzetto di DNA. Solo che il problema è che appunto sparando dentro la catena del DNA va completamente a caso, non c'è un posto preciso in cui viene inserita il pezzettino di cui voglio l'espressione. Per cui, prima cosa, questo processo è un processo lungo e costosissimo, non è un caso che queste robe qui le fanno le multinazionali, perché costa tanto, non è che una piccola ditta sementiera riesce a ricorrere all'uso degli OGM. Due, appunto andando a caso, io so che a volte gli conferisco questa pianta delle caratteristiche che sono quelle che voglio, ma non so cos'altro gli conferisco o cosa gli tolgo, perché l'espressione genica non è così lineare come fino a qualche anno fa si pensava. Ci sono un sacco di espressioni geniche, produzione di enzimi, produzione di proteine, di antigeni, di anticorpi, quello che volete, che sono legate non tanto a quel pezzetto di DNA, ma a dove sta emesso quel DNA. Se andate a guardare anche su pubblicazioni recenti, divulgative, il DNA dell'uomo in realtà per un 10% si sa bene a cosa serve, a che cosa codifica. L'altro 90% veniva definito DNA spazzatura, ma in realtà era lì a qualcosa serve, non è che era lì perché non sapeva cosa fare, e serviva proprio a dare distanziazione, passatemi il termine, fra un pezzo e l'altro, e a tenere lì codificati e magari non espressi finché nelle condizioni ambientali non lo richiedevano. Però nel momento in cui c'era quella necessità lì, venivano attivati altri percorsi metabolici, che se io ho perso, o ho cambiato, o me lo sono giocato, a quel punto non me lo gioco più. La resistenza alla siccità, per esempio, nelle piante, è una di quelle cose lì, che fa, non è monogenica, ma è poligenica. Tutte le modifiche degli OGM sono tutte basate su uno o pochissimi geni. Quindi anche le resistenze, ma anche nella genetica classica, quando delle varietà resistente a qualcosa, almeno resistente alla chicchiolatura, poggia su un gene. Voi capite che è una resistenza ballerina, perché basta succedere qualunque roba e la perdo. Le resistenze fondamentali, tipo appunto resistere alla siccità, o non è resistere alla siccità, ma essere capaci di resistere un po' di più, insomma, poi muoiono anche quelle se troppo secco, però riescono a sopravvivere un po' di più. Sono resistenze date da tanti geni assieme, e quindi la loro espressione o avviene con tutti i pezzettini assieme, oppure io non riesco a avere la resistenza alla siccità. Tant'è che 10 anni fa la Monsanto e compagnia parlava, adesso noi usiamo la fame del mondo producendo con gli OGM varietà resistenti alla siccità. Adesso non lo sta dicendo più, perché si è resa conto che non è facile farlo, perché non è neanche possibile, appunto perché è tanto, si poggia su tante cose. I pezzi, le caratteristiche inserite fino ad ora sono due essenzialmente: da un lato la resistenza al glifosato e dall'altro la resistenza alla piralide e alcuni altri lepidotteri come la diabrotica, come qualche altro farfallina, insomma. Tutto sto cancan, due sono le caratteristiche finora inserite e messe in commercio. Basta, non ce n'è altro. Tutto il resto, miglior qualità nutrizionale, appunto siccità... Alternative o assieme? Alcune sono anche assieme. Puoi averle così e colà. Però tutto lì, non c'è altro, solo e soltanto questo. Però il problema, appunto, come dicevo prima, sta nel metodo, non torno a raccontarvi sta roba qui. Allora, facendo tutto questo lavoro qui, costoso, rischioso, tutto che volete, andando a caso e avendo inserito solo quelle due caratteristiche lì, resistenza a glifosate e resistenza ad alcuni lepidotteri, sono in grado queste povere piante, siano esse mais, soia, cotone, patata, di darci tutte, di rispondere tutte le richieste, le promesse che hanno suscitato nei cittadini? Proviamo a vederne una alla volta. Discorso salubrità. Salubrità, perché una delle cose che ci dice l'amico suo stavolta, come si chiama? Crodi Aviano, Tirelli. Discepolo di Veronesi? Ma tu non hai amici. No, sono semplici conoscenti. Lei ha solo amiche. Sono semplici conoscenti. No, la cosa... Non sono superiore.
E la cosa che dice, dicono gli oncologi, è che appunto con gli OGM, quelli resistenti alla piralide, non hai la rosura della piralide, non ti si formano le muffettine che danno origine alle aflatossine, e quindi la roba che mangi è più sana. Allora, se si va a vedere questa cosa qui, ci sono una valanga di pubblicazioni, però uno dei punti fondamentali di chi va a valutare la veridicità o meno di queste caratteristiche è l'EFSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. L'EFSA non fa ricerca di suo, ma riceve una grande valanga di dati scientifici, di pubblicazioni, neanche dati di pubblicazioni scientifiche, le pesa, le valuta e decide se sì, se no, se vale, se non vale. Con una discrezionalità assolutamente ampia, tant'è che più volte è stata messa in discussione non solo sugli OGM, ma su un sacco di altre cose, la affidabilità delle valutazioni dell'EFSA non sono esattamente cristalline, per un sacco di motivi. Tra l'altro, se andiamo a guardare dentro questo discorso della salubrità, il discorso delle aflatossine non è assolutamente vero, delle aflatossine in generale, non solo le aflatossine, non è assolutamente vero. Io vi propongo, ma sono solo alcune, delle pubblicazioni del Lexingran di Roma, giusto per la nutrizione umana, adesso si chiama CRA, è entrato nel CRA. Lì hanno messo a paragone frumento, mais, un sacco di cereali essenzialmente, visto che sono la base della nostra alimentazione, coltivati col metodo bio, OGM coltivati col metodo convenzionale. In realtà la discriminante è con quanta umidità viene raccolta sta granella. Più io la raccolgo umida e la maltratto perché la tengo all'umido, non la essico, è peggio è la mia situazione. Per stare sul mais, il punto fondamentale, adesso parliamo di morfologia, è che spesso, secondo da noi, il mais viene raccolto dai terzisti. Sono pochissimi gli agricoltori, sono quelli molto grandi che hanno la loro trebbia. Il terzista lavora a grandi superfici, quindi deve trebbiare enormi superfici di mais, e quindi i tempi della raccolta sono molto dilatati, perché deve correre in giro. Se nel mezzo mi viene anche la pioggia, mi si bagna ancora di più. Inoltre, le varietà attuali di mais, se ci fate caso, magari andate a vedere anche quelle da polenta, che sono quelle vecchie, hanno una pannocchia che sta dritta così, eretta, e le cui blattere, foglie, si aprono, per cui a maturità la granella è assolutamente esposta all'acqua e non sgronda. Se io invece la pannocchia era così, sgrondava e non avevo tutto questo problema. Quindi lì abbiamo degli ibridi, penso tutti ibridi, quelli che sono attualmente seminati, hanno una morfologia della pianta che è proprio sfortunata per quanto riguarda il nostro clima, perché piove, e per quanto riguarda le micotossine. Quindi basterebbero veramente pochi accorgimenti, cominciare a scegliere ibridi diversi con copertura delle foglie sulla pannocchia fino a maturità, raccogliere in modo tempestivo e stoccare in modo decoroso, quindi essiccare subito, controllare il 14% di umidità e ce l'abbiamo fatta. L'altra variabile importante è la rotazione. Se io faccio rotazione delle colture, abbasso in maniera radicale la popolazione di questi funghi che vive lì nel terreno, in questo ambiente in cui coltivo il mais. Se io per 20 anni faccio solo e soltanto mais, capite bene che questi qua vanno a nozze, perché sanno che ogni anno è lì, non devo neanche fare niente di fatica, e anno dopo anno la popolazione viene incrementata e faccio altre micotossine. Un ulteriore fattore di rischio è la quantità di azoto che si danno alle piante. Perché? Perché l'azoto è vero che fa crescere le piante, però per entrare trascina con sé un sacco di acqua, e quindi i tessuti vegetali sono molto più morbidi. Se vi ho detto prima che più secco è, meno micotossine gli vengono, io gli butto l'azoto che porta dentro l'acqua, mi bagna di più i tessuti, capite che o uno o l'altro non posso avere tanto e anche secco, avrò tanto ma con tanta acqua che si metta un sacco di micotossine. Quindi questa delle micotossine era una roba un po' così. Ci sono un altro paio di questioni però. Uno, per esempio, è il discorso della resistenza agli antibiotici. Questo è legato non a un motivo semplicemente tecnico di come si ottengono gli OGM, per riuscire a separare nelle colture di cellule che hanno subito bombardamento con i pezzettini di DNA che dicevo prima, per vedere chi è riuscito a trattenere sul DNA e chi no, viene utilizzato un marker che è una resistenza a un antibiotico, in modo che poi sulla piastra Petri io butto l'antibiotico, chi resiste vuol dire che c'è anche il pezzo di DNA che volevo io, chi non resiste vuol dire che non ce l'ha, e quindi è solo un motivo tecnico. Dire la verità, potevano usare un'altra caratteristica che diventa blu, che diventa fucsia, che esprime un altro carattere, non la resistenza agli antibiotici, con cui giocare mi sembra un attimino di cattivo gusto se non altro.
faccio un inciso anche qui, questa è la resistenza agli antibiotici, in Italia se ne parla pochissimo, però è un problema grave, 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 che sta espandendosi in Europa, perché avere dei batteri resistenti agli antibiotici significa che anche noi, quando abbiamo qualche malattia, dalla broncopolmonite a quello che volete voi, e andiamo a usare l'antibiotico, vivendo in un mondo in cui li abbiamo selezionati per essere resistenti, non ci curiamo più. Vista dal punto di vista delle case farmaceutiche, guarda caso sono spesso le stesse che vendono le sementi, è un'opportunità di business. Non vale più il vecchio antibiotico, costava anche poco nel frattempo perché mi era scritto il brevetto, te ne propongo subito un altro nuovo che costerà un niente di più perché è nuovo, però ti risolve il problema. Solo che anche lì appunto è un gioco al massacro, non è un gioco serio. Ultimo. Tre induttori di incremento di fatto sì, sono anche i terreni boccati, no? Perché se ci sono terreni umidi, bagnati, irrigati, la pianta soffre di meno, quindi è meno soggetta a essere attaccata dalle piramidi. No? E per quanto riguarda gli antibiotici, il governo italiano non sa quanti antibiotici consumiamo in Italia, mentre in Francia, in Germania, eccetera, lo si sa. Che vengono usati anche per allevamento di polli solo per incrementare il peso ponderale dei polli, non per prevenire. Sì, no, non per la questione, perché loro non sono, casomai sono concilio-stati quelli che usano sì. Per i polli, ma non quindi è un fattore abbastanza grave questo, perché appunto crea resistenza. Il settore in cui zootecnico non ci sono più antibiotici, sapete qual è? L'acquacoltura. Quindi nel pesce allevato ci va la maggior parte degli antibiotici che viene venduto a livello europeo. Questa è una roba. Dall'altro lato poi tutta la questione bovini, cioè, vi dico una cosa che forse l'ho già detto altre volte, però a me ha fatto veramente impressione. Un anno e mezzo fa ero in Danimarca, c'era cioè la mia collega fa, beh sì, qua sono pieni di antibiotici, qua e là, e mi ha raccontato che praticamente se uno di una famiglia di un allevatore, soprattutto vacche da latte, perché lì grosso sono vacche da latte, insomma, si fa male, deve partorire, qualunque motivo va in ospedale, la prima cosa che fanno è metterlo in isolamento. Quindi non è proprio una robettina, perché lo mettono in isolamento? Perché il primo umano a cui si trasferisce la resistenza agli antibiotici è l'allevatore e la sua famiglia, perché è quello che vive più a contatto, no? Quindi anche se la moglie dell'allevatore, che fa la maestra in un altro posto, però vive lì e quindi se li becca uguale uguale, va a partorire, la prima roba è vivere in una famiglia di allevatori, isolamento. Perché capite che se dietro in un ospedale un ceppo resistente a un antibiotico, siamo scienziati, quindi è ragionevole che, però vi dà la misura del rischio. Ma dove è questo? Danimarca. Danimarca, dove dopo tornano, per molti anni hanno fatto i piani di eradicazione delle varie patologie animali, anche sui polli, come si chiamava? Salmonella. Clostridio, la salmonella e tutti quelli lì che insomma da noi ogni tanto viene fuori, in un momento salmonella, clostridio, pipim, pipo. Lì per anni, ti parlo degli anni 90, avevano detto qui piani di eradicazione basta, non deve entrare, non entrava più niente, cioè ma non importavano niente se non fosse completamente sicuro. Hanno abbattuto veramente un sacco di animali, chiuso stalle, eccetera. Dopodiché si sono resi conto che eradicare i batteri è impossibile. Sì, vero, sì. Hanno detto, ostia, c'è costato alcuni milioni di euro di corone, non è neanche l'euro loro, hanno la corona danese. È meglio che ci fermiamo, proprio perché il discorso di eradicare è impossibile nei sistemi ecologici, nella linea agricoltura e zootecnia, una roba che non ce la si fa, è inutile. Ultima cosa sul discorso sanitario, poi vediamo alcune pubblicazioni su cui anche Andrea sa molto più di me. Il discorso, il problema è della tossicità cronica, è la stessa cosa dei pesticidi. Molto probabilmente i pezzettini di OGM che noi potremmo mangiare col mais OGM, possiamo mangiarci anche un chilo oggi, ma non ci fanno veramente niente, probabilmente. Quello che non sappiamo, probabilmente ci preoccupa di più, è quanto ci fa mangiare alcuni grammi ogni giorno per i prossimi 20 anni. È stata la stessa cosa, ed è tuttora la stessa cosa, dei pesticidi. E vi ricordo che per legge, in tutta Europa, i pesticidi vengono registrati senza alcun dato sulla tossicità cronica. Perché solo quella acuta entra nel dossier, quella cronica non te la chiedono, semplicemente non te la chiedono, quindi questo è il vero problema. Per quanto riguarda appunto gli effetti sulla salute umana, io qua vi ho citato alcune pubblicazioni che Andrea Ivoda ha raccolto e sono tutte sul sito dell'ISDFVG, quindi se li volete guardare, mai tambien, sono lì.
Uno solo, che era quello che insomma, a me ha impressionato un po' di più, che questo qui, è uno studio che dove hanno preso, è uno studio fatto da neozelandesi e australiani, quindi fuori dalla discussione europea, non ne fregava mai niente, però hanno preso un gruppo di mai di suini allevati uguali, diviso in due gruppi, uno allevato mangiando tutta la loro breve vita, perché essendo suini dopo un anno vengono macellati, con soia e mais OGM e l'altro con soia e mais non OGM. Arrivati a macellazione, potete guardare come stavano gli organi interni e hanno visto che c'è un effetto statisticamente significativo su ovaie, su stomaco e sui reni. Chiaro che, ripeto, un maiale vive un anno perché poi ce lo mangiamo noi e quindi gli effetti sono... Però se già in un anno riesce a manifestare questi problemi, noi che speriamo di viverne 98 e qualche altro problema ce l'abbiamo. Scusa un attimo. Anche la soia. Dimmi. Solo la soia contiene più estrogeni, no? Cioè di per sé, quindi se tu devi dare in maggior quantità, perché pare che la soia OGM sia appunto una soia più ricca. Più ricca di più estrogeni. Più estrogeni, e la fertilità va a farsi benedire, quindi l'alterazione di livello. Esatto. Beh, endometriosi, praticamente erano degli inizi di endometriosi, che quindi diventavano... Assolutamente, qualunque tipo di fertilità. Ho letto, spero che non corrisponda al vero, che la nuova direttrice dell'EFSA di Parma proviene dall'ambiente di chimica industriale. È vero. E cacchio, allora è il cavallo di Troia della chimica in un ente che dovrebbe essere super parte. Sarà tanto brava, cosa devo dire? Guarda, non so più cosa dire, però queste no, cose... No, pochi lo sanno. Beh, è uscito su internet, girava questa cosa. Sì, ma anche degli addetti ai lavori. Io ho provato a chiedere ai miei colleghi, sapevi che c'è il solito sospetto, ma gli dico, ma scusa, dove vivi nel paese di Alice, nel paese delle meraviglie? Se l'hanno messa lì, ci sarà un perché, no? Cioè, per forza, perché no? Mica fa roba a caso. Però io torno a insistere su sta roba, perché non è che tolti gli OGM abbia risolto il problema dell'agricoltura europea, perché comunque rimaniamo con un'agricoltura che non sta in piedi e non ci fa bene né a noi, né all'ambiente, né a nessuno. Vi riporto due numeri soltanto, solo perché rimangono un po' nelle orecchie. Questo qui è uno studio americano del 2003, pubblicato quindi su una rivista referata, medica, nulla da dire. Ed è una provettina semplice e semplice che hanno fatto in una scuola, un asilo, preso gruppi di bambini e gli hanno detto mangia per 10 giorni, non mi ricordo quanti giorni, biologico, prima ti facciamo l'analisi del pipì come tu mangi a casa, poi ti diamo per 10 giorni biologico e ti facciamo l'analisi del pipì pure lì, e poi ti torniamo ad andare a mangiare come mangiavi prima e ti rifacciamo l'analisi della pipì. E sono andati a cercare il residuo di un pesticida che è un organo clorato che è notoriamente un precursore, probabilmente induttore di cancro. E questa qua è la quantità di questa molecolina che trovano nella pipì dei bambini quando mangiavano convenzionale prima, poi si sono messi a mangiare biologico e poi sono tornati a mangiare convenzionale. E questi qua non è perché l'hanno fatto nella pipì, non gli ha fatto niente, perché nel frattempo è passato nei loro organi interni, ha fatto quello che doveva fare e poi se ne esce, però... voglio dire, non è che tolto gli OGM non siamo nei guai, siamo nei guai comunque. Scusa, il 16° giorno ti significa che c'è un accumulo? No, dipende da cosa mangiano, perché considera che gli organofosfati sono andati soprattutto su alcuni ortaggi e alcuni tipi di frutta. Ah. Per cui dipende giorno per giorno da cosa mangi. Quindi puoi avere delle variazioni a seconda del mondo. Poi non è detto che il 100% se ne esca con la pipì o la carta, no? No, quello che si inserisce. No, quello è un punto, se te lo uscisse andrebbe quasi bene, ma no. Dimmi. Vedo sopra l'organo clorato e sotto l'organo fosfato. No, sono gli organo fosfati, l'ho preso da un libro dove l'hanno tradotto, questo è l'articolo originale. Sì, e questo qua è sul libro di David Serrat-Schreiber, che se non l'avete letto vi consiglio, che era un oncologo, un neuropsichiatra. Ha sbagliato la traduzione, in italiano. Questo è una provetta, però di articoli come questi ne trovate tantissimi. Quando David Serrat-Schreiber era appunto un personaggio, un medico che è morto qualche anno fa, veramente strepitoso, che io ho avuto la fortuna di incontrare qualche anno prima che morisse, ma veramente un personaggio, lui diceva, io mi stupisco perché da medico io leggo le riviste normali che mi arrivano e leggo queste cose qua.
ma come arrivano a me arrivano tutti i miei colleghi. Ora, perché io mi impressiono, mi preoccupo e i miei colleghi no? Boh, non lo so. Ha avuto la risposta? No, volete morto nel frattempo. Però insomma, altro punto di vista sempre sui pesticidi è questo qua. Questi sono dei numeri raccolti dal medico del lavoro dell'Istituto di San Michele all'Adige in Trentino. Trentino mele, avete presente mele, e l'altro pezzo di cultura importante è il vigneto, insomma. E qui lui è andato a vedere cosa succedeva negli operai che lavoravano nell'azienda sperimentale dell'istituto, quindi pare un'azienda dove tutte le cose vengono rispettate, si usano le mascherine, insomma, un'azienda sperimentale, non vanno a fare, cioè, per lì è già bene, tanto per capirci, nella realtà delle aziende cosa gli si va peggio. Anche lui è andato a fare un'analisi del PP e è andato a cercare invece l'etilenti urea, che anche questo è un precursore di cancro e di una serie di altri problemi. E giallo è PP prima del trattamento, di quello che vedremo, rosso è dopo. Comunque, questa qua è la media della popolazione trentina, media annuale. Anche qui cambia durante l'anno a seconda della stagione, per quando si fanno i trattamenti ce n'è di più, durante l'inverno quando si fanno i trattamenti ce n'è di meno, perché non si respira, insomma. Questa qua è la prima e il dopo dell'etilenti urea presente nelle urine degli uomini che fanno i trattamenti, cioè quelli che vanno col trattore, con lo scafandro e tutte le protezioni come da manuale. E comunque, insomma, dopo un pochettino se lo sono respirato. Questo qua è il prima e dopo dell'entrata in vigneto delle donne che vanno a fare la sfogliatura, per la maggior parte sono donne. Siccome entrano dopo il periodo di carenza, non hanno più neanche la bardatura, perché ufficialmente è passato il tempo di carenza, quindi non dovrebbero esserci problemi. E quindi entrano, pensate che siamo a giugno, a luglio, quindi uno non va vestito bardato, anche perché muore prima di arrivare lì. E quindi quello lì è la quantità a fine giornata. Considerate appunto che sono donne, per cui tutto l'impatto non solo sul proprio organismo, ma eventualmente sulla generazione successiva, non è assolutamente da poco. E poi sono dati pubblicati, per cui uno si chiede perché i medici del lavoro non dicono niente. Vabbè. Effetti sull'ambiente, anche qui c'è tutta questa lista di pubblicazioni che trovate sul sito di che ha preparato Andrea, di ISDEFUG. Anche qui solo due o tre cose: effetto su insetti non bersaglio, vuoi che siano coccinelli, apidoidei, coleotteri, qualunque roba, ci sono diverse evidenze di questi effetti negativi, per cui minor popolazione di insetti utili o semplicemente insetti che vivevano per i fatti loro, né utili né inutili, né dannosi. E quello che è impressionante è l'effetto sulle api, che, dove queste sostanze non solo influenzano la vita, la quantità di attività, la quantità di api e la loro attività, ma influenza la loro capacità di apprendere e di comunicare con le altre api. Voi sapete che le api dicono alle loro colleghe dove sono le fonti di polline con dei movimenti, no? Loro, a seconda da dove viene la luce, l'asse in cui loro si muovono, indicano da che parte c'è il campo fiorito da cui si va a mangiare. Se non sono in grado di comunicare, perdono un sacco di tempo a svoltare in giro e non portano a casa miele. E se non portano a casa miele, a parte che non produce l'apicoltore, ma anche loro dopo un po' muoiono perché non hanno... E quindi andare a interferire sulla loro capacità di apprendere e comunicare significa metterli a serio rischio di vita e di produttività. Altra cosa che ormai è conclamata è il discorso della resistenza. Allora, andare a giocare con la resistenza al glifosato è significato, infatti è uno degli erbicidi più usati, più conosciuti, ormai è anche scaduto il brevetto per cui costa poco, quindi si usa ale. Però se io ho lo spauracchio che utilizzando troppo glifosato danneggio anche la coltura, forse ne uso un pochetto di meno. Se io invece sono sicura che la coltura non la danneggio perché tanto è resistente, vado a lei, non ho nessun problema. E questo è il risultato, che dai che ti dai, le piante che io uccidevo prima con glifosato, dopo un po' di anni non le uccido più, perché loro si sono evolute e hanno imparato a resistere al glifosato. Quello lì è il numero di piante resistenti al glifosato dal 2096 in poi. Vedete che dal 96, quindi anche qui, non è che sono solo gli OGM quelli che hanno comportato la resistenza al glifosato, perché la resistenza si sviluppa anche con l'utilizzo del diserbante, così è un po' più lenta, ma quello comunque lo faccio lo stesso, quindi non è che tolto gli OGM e glifosato va bene, va male uguale. Questo qua, tanto per farvi vedere, perché la stessa problema di resistenza si ha sugli insetti. Se voi guardate le istruzioni su come seminare il mais BT date dalla Monsanto,
vi dice non sta a seminare tutto quanto di mais MOMO 810, fai delle aree qua e là di mais convenzionale, così rallenti ma non impedisci la velocità di raggiungimento di resistenza da parte della piramide. Queste qua sono le istruzioni della Monsanto, quindi se lo dicono loro ho paura che sia vero. Quindi sul discorso che si usano meno pesticidi utilizzando gli OGM, che è una delle promesse insomma tra le righe, ma neanche tanto tra le righe, è molto esplicita, anche questa non è vera, perché man mano ce l'hanno anche spiegato gli americani che sono venuti a Codroipo. Da un lato le resistenze indotte mi implicano che devo utilizzare più erbicidi, insetticidi, perché di tipi diversi, perché a un certo punto in poi le erbe e gli insetti non muoiono più e devo trovare qualcos'altro, e quindi io finisco per utilizzare molti più principi chimici, non per utilizzare di meno. Una cosa interessante, devo dire, che c'è gli americani, è che diversi l'anno scorso sono tornati al diserbo meccanico, perché siccome la chimica non serve più a niente, sono tornati al diserbo meccanico. Però allora dobbiamo fare tutto questo giro per poi tornare dove eravamo? Forse era meglio fermarsi un momento prima. Sulla redditività, anche qui ci sono diverse pubblicazioni e anche dati pratici, perché sempre l'esperienza americana è quella più lunga su questo argomento. È chiaro che per qualche anno può essere che hai un momento di inizio di maggiore produttività, però pian piano poi la produttività ritorna, la quantità di quintali vendibili che io produco torna a quella iniziale, se non decresce. Se nel frattempo il valore di questa roba è anche minore perché è OGM, io mi sono fatta la zappa sui piedi. Se nel frattempo le filiere OGM free valgono di più, forse era meglio che stessi lì. E questo sta succedendo anche negli Stati Uniti. Quindi non si produce di più, non si usa meno chimica, costi di produzione sono più alti perché la semente costa di più e, come vi dicevo, devo fare lo slalom tra i principi attivi ormai giocati dalla resistenza e forse andare anche a diserbare meccanicamente. Infine, la fame nel mondo, che vedevamo prima, in realtà nel mondo, questi sono dati della FAO, ci sono 1,5 miliardi di gente morta di fame e 1,1 miliardi di persone in sovrappeso, quindi andare a insistere che il problema della fame nel mondo è un problema di produzione. No. Diventa difficile continuare a insistere che dobbiamo produrre di più per dare a mangiare alla gente, forse è un problema di distribuzione e non di produzione, tanto più che quelli che muoiono di fame sono per il 50% piccoli agricoltori, e questa è una roba che a me è impressionante, pensavo fossero più nelle grandi città, no? Che ne so, a Città del Messico, a grandi città africane. In realtà metà di chi muore di fame è un piccolo agricoltore che l'intensivizzazione dell'agricoltura spinge fuori dal suo terreno agricolo perché si vuole fare grandi coltivazioni di soia, di mais, di quello che volete, per cui vive in ambiente rurale ma non ha più la terra, oppure se ce l'ha deve coltivare quello che va al mercato globale e non ha più nemmeno lo spazzettino per farsi l'orto, muore di fame. Se prendete l'Argentina, per esempio, è paradigmatica in questo caso. Usciti dalla crisi economica, l'Argentina si è salvata, cos'era, 10 anni fa, c'era stato il crack, 15, crack economico argentino, si sono tirati fuori con la soia OGM, perché gli americani hanno detto, vabbè dai, ti aiuto io, metti giù soia ovunque che significato piccoli produttori via, perché non stavano in piedi, piccoli produttori via che una parte va a vivere in città, ma cosa va a fare in città? Oppure rimane lì ma non riesce a sopravvivere, con prezzi inizialmente decorosi che poi pian piano cominciano a scendere, per cui non vive neanche più di soia, o meglio vive chi ha migliaia di ettari ma non vive chi ha pochi ettari. L'etica non mi interessa, basta stasera, se non siamo per niente etici. Due numeri sulla coesistenza, perché qua qualche anno fa sono fatte anche delle simulazioni. Se nel nostro territorio italiano dovessimo veramente pensare alla coesistenza, su cui tornerò dopo Emilio, tra biologico, convenzionale e OGM, ci sarebbero dei costi per tenere separate le filiere, ovvero la seminatrice dedicata agli OGM, i carri, la trebbiatrice, i silos, tutto quello che insomma serve per tenere separata veramente le diverse tipologie di colture. Facendo le somme un po' spannometriche, ma non abbiamo altra alternativa, viene fuori che per coltivare un ettaro di mais OGM il costo di gestione è di 200 euro a ettaro in più, quindi il costo per tenere gli OGM separati da tutto il resto. Ora, questo costo chi dovrebbe pagarlo? I consumatori di OGM? Ma allora non conviene più fare gli OGM. I consumatori di non OGM, ma perché dovrebbero accollarselo loro visto che non li vogliono mangiare? Lo Stato di questi tempi può, anche potesse, perché?
Quindi è proprio una cosa che non sta in piedi neanche da questa parte qui. Perché glielo dice l'Europa, no? Ma neanche l'Europa non li paga, quindi è inutile che no. Poi dall'altro lato noi abbiamo una situazione di mercato per il bio, questi sono i dati del, no, non mi messo solo i dati a memoria, noi abbiamo il biologico, ma sia il biologico anche tante produzioni locali, tipiche, eccetera, ma soprattutto il bio che, essendo certificato, è quello che ha dei dati di mercato più chiari, no? Perché è censito, ha tutta la sua robina chiara. Noi abbiamo... Chiare e complicate. Come? Chiare e complicate. Sì, complicate sicuramente, però almeno ce li hai, insomma. Noi abbiamo una SA europea dove sono coltivati gli OGM che pare al 3%, mentre abbiamo un biologico che è più o meno il 9%, di tutti i terreni della comunità dell'Unione Europea. Quindi ne abbiamo un po' di più di biologico, che è da anni sta crescendo, perché dobbiamo metterlo a rischio per me seminare gli OGM? Quando il mercato del bio è cresciuto da inizio anno a oggi del 9%. Noi italiani produciamo 3 miliardi e mezzo di biologico, di cui 1 miliardo e qualcosa va all'esportazione, il resto viene mangiato, consumato, venuto qui. Poi c'è un altro miliardo che non è censito perché è vendita diretta a mercati locali, quindi non rientra nelle statistiche, e quindi arriviamo a 4 miliardi e mezzo di valore su, noi abbiamo il 9 qualcosa per cento di superficie agricola bio, su quel 9% noi produciamo 4 miliardi e mezzo, cosa che con il mais, ma non ce la faremo mai più, non ce la facciamo, ma nemmeno con i prodotti DOC, IGP, eccetera. Il vino sì, ha una sua, alcune aree hanno la loro redditività. Però voglio dire, quei numeri lì, in periodi di crisi come questo, se li sogna qualunque altro settore, ma anche usciti dal picco di crisi, comunque tenere queste quantità di mercato non è una roba semplice. Quindi noi andiamo a mettere a rischio quello lì che esiste già, per provare una roba che forse fa qualcosa. Veramente scelerato. Io mi fermo qui, guarda un po' di siti, non ho messo, dovevo aggiungere quelle liste di bugie, vedi, mi sono sbagliata. No, prossima volta l'ho scritto io. Bravo, meno male, dai. Posso fare due domande? No. Aspetta, fai poi l'applauso ai. Una delle cose che si parla veramente è il discorso della fame del mondo e le avanti che si risolvono, come già citato. Ma è una leggenda metropolitana o è vero il discorso che i sementi sono sterili, cioè la raccolta, diciamo, della semente non può essere poi riutilizzata per riseminare perché è sterile, è quello che viene prodotto. La seconda domanda è, c'è un momento adesso di caccia alle streghe, più che caccia, di espansione delle biogas a biomassa. Questo può essere utilizzato come, diciamo, per farlo marcire, per poter usare, far funzionare le piante a biomasse, e hanno che tipo di problematiche possono dare? Sì, allora, prima è vero che sono sterili, però come tutti gli ibridi, anche il mais non OGM seminato nella maggior parte del Friuli, dell'Italia, dell'Europa, è un ibrido. Quindi se io lo vado a seminare, qualcosa mi nasce, però non è la cultura da cui ho preso le sementi, ed è una cosa molto difforme, assolutamente molto molto meno produttiva di quello che io ho seminato. Quindi su molte culture ormai la ricerca dell'ibrido negli ultimi 40 anni ha portato al fatto che ogni anno l'agricoltore si ricompra la semente, e lo deve fare perché anche lo volesse seminare sarebbe poca cosa. Sono rimaste invece le varietà per quanto riguarda per esempio il frumento. Gli ortaggi sono quasi tutti ibridi, quindi pomodoro è un ibrido, tutti questi sono quasi tutti ibridi, anche la zucchina sono tutti ibridi, quindi tutti, ogni anno se lo tornano a comprare. Una cosa che appunto vale la pena, è giustissima l'osservazione, perché al di là del sterile o non sterile, il fatto di attaccarsi mani e piedi a una ditta sementiera, che ci venda l'OGM oppure no, alla fine non importa, è un aver delegato a qualcuno la mia decisione di cosa voglio coltivare, ed è pericolosissimo, perché le sementiere ormai nel mondo sono 5-6 quelle che fanno la quantità. Quindi se queste decidono che io non semino più quella roba lì ma ne semino un'altra, noi abbiamo chiuso. E invece riuscire a riportare una selezione delle varietà a livello delocalizzato e in mano a tante, una miriade di ditte sementiere locali, come c'era fino agli anni 70, mica lo scorso secolo, sì, ma non 100 anni fa.
per cui sarebbe la soluzione anche per avere varietà adattate al posto, mentre con queste varietà qui, queste vanno abbastanza bene in tutto il mondo, però non vanno bene bene da nessuna parte, e qui hanno bisogno di input, di concimi, di acqua, di discorso che facevo prima sulla vite. La vite è quella lì perché ormai Rauscedo vende le viti in tutto il mondo, dico Rauscedo perché qui, ma non, stesso vale per chiunque altro, sono tutte dei cloni. La viticoltura è terribile in questo senso, non è come ci racconti, no? Sono tutti, nemmeno varietà, sono cloni, con tre portainnesti in tutto. Quindi abbiamo la biodiversità, lì non c'entra proprio niente. E perdiamo la capacità di produrci noi le sementi o di decidere che sementi usare. Sulla seconda, questo mais qui fermenta benissimo, come l'altro, quindi si può buttare nei digestori, eccetera. Non lo buttano perché? Perché siccome costa un po' di più la semente, costa un po' di più produrlo, e il vantaggio è che non ho le micotossine, a me le micotossine se lo faccio fermentare nella cosa di biogas non me ne frega niente, perché tanto, e quindi le posso usarlo, ma non mi conviene fare gli OGM per buttarli nel digestore. Anche se qualcuno, tipo Basti, presidente dei maiscultori italiano o friulano, non lo so, è un amico suo comunque. Sempre amico suo, si sono incontrati a Capodistria poco tempo fa. Basta, comunque anche loro dicono: vabbè, se non volete di OGM per uso umano, non volete prodotto tecnico, li facciamo per uso industriale. Però non cambia niente perché l'emissione in ambiente è uguale. Anche la patata Anflora, quella era stata OGM, sarà usata in Germania per un po' di anni, era una patata per uso industriale, non si mangiava, era per fare l'amido, per poi fare robe non alimentari. Però anche lì il problema dell'impatto ambientale era tale, almeno sembrava tale, non c'era evidenza totale, ma insomma non so preoccuparsi, per cui ha tolto dal commercio e dalla coltivazione anche quella patata lì. Quindi si può usare per tutto, ma non ne vale proprio la pena, e i rischi sono gli stessi. Una delle obiezioni che fanno gli agricoltori è che dicono tra presidente italiano i sementi ibridi e gli OGM, noi comunque dobbiamo rivolgerci a queste multinazionali, e quindi non c'è una grande differenza. E poi ti accusano di essere oscurantista perché saresti contro il progresso che non permette le nuove di utilizzare le nuove tecnologie, e quindi sostengono che anche gli OGM con gli ibridi sono degli incroci dove gli agricoltori hanno sempre contribuito a elaborare per migliorare la genetica, quindi la produttività. Sono robe diverse, perché è vero che allora, il discorso che se comunque male del sementiere dipende dalle scelte che uno fa, è vero, in questo momento qua per alcune culture è vero, tipo il mais, ce l'hanno tutto, il pomodoro, la industria, ce l'hanno tutto in mano del sementiere, però non è inevitabile, voglio dire, basterebbe decidere. Ti faccio però un flash. Fino a questa PAC, la politica comunitaria, tu avevi tot soldi a ettaro perché facevi il contadino in certi contesti, bla bla bla, avevi un premio aggiuntivo se utilizzavi la semente selezionata comperandola anziché fartela da sola. Quindi con questa cosa qui è chiaro che uno strumento politico ti spinge da un certo lato, tra se tu togli quel premio lì, già probabilmente ne riparliamo. Una cosa che veramente grida vendetta, la Francia è uno dei pezzi del granaio d'Europa, no? Frumento ne fanno veramente tanto. Bene, in Francia il 40% del frumento che viene seminato è autoprodotto, non ti parlo di bio, ti parlo di convenzionale. Il 40% della semente lì se la producono da sola, da soli. Non solo, non seminano mai una varietà sola in un campo, ne seminano due o tre, perché sanno che a seconda di dove va la stagione cresce una, cresce l'altra, è umido, viene meglio una, è secco, viene meglio quell'altra, freddo, pipupà. Ma non, ripeto, non i biologici, i cereali cottori, quelli da ettaro lanciato, che ci sono pure in Francia, lì, perché fanno i conti? E sono un po' sciovinisti. E sono anche francesi, questo esatto, è assolutamente vero. Sono anche un po' francesi. Però, insomma, sì, no, quello è il 40% sì, che è autoprodotto. Possibile che non, noi in Italia sul frumento che non ci sia, o qualcuno c'è, però se vai a guardare la percentuale è 0, certo. L'altro discorso, oscurantismo, eccetera, non è vero, nel senso che ci serve il progresso, ci serve il miglioramento varietale, però serve un miglioramento varietale per ottenere le caratteristiche che ci servono, non quelle lì.
Quindi il giorno in cui mi faranno l'OGM, di cui siamo sicuri che non fa male e che resiste alla siccità, io anche ci ragiono. Non esiste. Però finché mi fai quello che resiste al glifosato, sinceramente non vedo perché dovrei darti retta. Inoltre, nelle tecniche di breeding moderne, cioè, al di là della tecnica, il problema è per cosa stai selezionando. Selezioni per avere tre varietà in tutto il mondo, e allora ci sia già, stremiamo già il discorso, o selezioniamo per avere migliaia di varietà per tutto il mondo? E se vuoi le migliaia di varietà per tutto il mondo, la grande multinazionale sementiera non ha il business, perché quella vive soltanto venduto ovunque. Controllato, brevettato, su cui non gli scappa neanche un semino. Ti faccio un esempio, io la tesi sono gente che guarda i soldi, non esiste, fanno i conti anche sul piano sennaggio, insomma. Non come gli italiani. No, loro fanno i conti, insomma, saranno terribili per un sacco di altri aspetti, però i conti li sanno fare. Coltivano un sacco di patate, ci sono già in commercio 5 o 6 varietà di patata resistente alla peronospora, almeno sulle foglie, sul tubero ancora qualche problema ce l'ha, ottenuti in biologico con una selezione partecipativa, quindi fatta con gli agricoltori e con delle ditte sementiere, piccole però, olandesi, quindi soldo, l'euro qua ve lo chiedo. Ma anche qualità, cioè... Esatto. Non sono che la MAS, una delle tecniche, però è una delle tecniche, ma soprattutto il problema è per cosa seleziono. Cioè seleziono per 5 varietà e 3 ditte sementiere alla fine, che però erano 3 in Olanda, capisci? Da fare piccole ditte sementiere che non fanno il monopolio, ma che cominciano a dire, io faccio questa roba qua, faccio quella roba lì, proviamo a organizzare la roba. E selezionano per la resistenza alla peronospora, che è la principale malattia della patata, dove devo utilizzare un sacco di robe. Queste varietà sono già in commercio, quest'anno le abbiamo fatte anche in Italia, vediamo come vanno, però per esempio di questa roba qua nessuno ha mai parlato, però roba che ci interesserebbe avere patate che non si ammalano. Sì. Più che no, il mais. Anche il platista. Madonna, è quello che... Vabbè, l'anno prossimo te lo do anche a te, dai, tranquillo. La patata di Batiskis? Un po' più giù, queste qua sono anche patate da industria, sono quelle per fare le chips, no? le fritte, quindi la roba la surgelata per cui fai patate. Quindi parliamo di un mercato olandese, penso, però ottenute nella diversità, con qualità e con tecniche non OGM. Quindi si può fare business anche senza fare questa roba lì.